Gli aspetti positivi sono che comunque, almeno secondo me, nessuno, voglio dire, essendo tutti giovani, no? Ognuno deve cercare di tirare fuori il meglio per poter ambire ad una carriera. Quindi, cioè, sarebbe da autolesionisti praticamente cercare di andare in campo e far male, oppure non so. Quindi ognuno penso che tira fuori il meglio proprio appunto perché è giovane e quindi vuole ambire a qualcosa di più alto. Mentre aspetti negativi, beh, sicuramente l'esperienza, non lo scopro certo io, che in campionati come questi secondo me è anche fondamentale perché bene o male per poter ambire a qualcosa di più alto, trovi squadre più attrezzate che guardano di meno magari il giovane, quindi fanno formazioni più d'esperienza, uno più esperienza, e quindi giustamente quello può pesare, però secondo me impegno e determinazione possono sopperire. Oggi di Bonacina, poi Io ho avuto Bonacina e poi Stringare e poi Bonacina. Bonacina giocava più o meno così Sì, come vuoi 4-3-3. anche diciamo, a livello di tra virgolette spregio di capienza anche un po' più avanti o No, lui faceva un 4-3-3 equilibrato, poi alcune volte ha fatto il 4-2-3-1, però voglio dire, la base era sempre il 4-3-3. ormai complica insomma in un modo o nell'altro. No, 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 il centrocampo, bene o male, mi trovo bene da tutte le parti. Il tuo ruolo naturale è il playmaker, quindi regista basso al Sì, centrocampo. a me è sempre piaciuto giocare davanti alla difesa, poi che sia da solo. In questo caso nel 4-3-3, oppure insieme a un altro che può essere 4-2-3-1, 4-4-2, non fa differenza. Però a me è sempre piaciuto giocare davanti alla difesa. Con gli inserimenti, tu sei uno che si inserisce Ah, nelle poco, poco. poco. Fabio, una domanda su questo quindi campionato NBA. In 3 partite sono espulsi 2 centrocampisti, come Piccini e Dall'Oglio. A cosa imputi, diciamo, questo fattore negativo del partita, visto che conosci bene il mondo del reparto? Beh, sicuramente pesano, soprattutto a Pisa è stato espulso nei primi 10 minuti, se non sbaglio, e giocare 35 minuti in inferiorità numerica è dura, 35 minuti, 40 minuti. Poi, sinceramente, riguardo l'espulsione di Dall'Oglio, secondo me, vedendolo almeno dalle immagini, non credo che abbia fatto niente di che per meritarsela, perché comunque era un contrasto normale, vabbè, può capitare. Piccini ha preso il secondo giallo, non ho capito neanche il perché, in quel momento, a distanza proprio di pochi minuti dall'avvio della partita, e quindi è sempre dura, anche perché noi abbiamo fatto 3 partite e 3 espulsioni, andare sempre in svantaggio numericamente è un peso. Come pensi che si possa rimediare questa statistica? Sicuramente. Noi non è che abbiamo fatto falli di gioco aggressivi che comunque hanno causato l'espulsione clamorosa. Cioè, sono state sempre espulsioni, diciamo, banali. Ecco. Quindi bisognerà stare più attenti, secondo me, in futuro a fare certi tipi di interventi, magari, oppure, non so, contatti con l'avversario meno evidenti. Fabio, domenica tu sei partito, hai ottenuto un diciamo, esordio inatteso per molti, pochi pronosticavano la tua partenza dall'inizio. Quando hai saputo che avresti giocato Domenica stessa. di la mattina? No, no, proprio prima della partita. No, In settimana non avevi avuto segnali che ti avevano già fatto perché il pensare a questo? mister, bene o male, mischia sempre le carte durante gli allenamenti, quindi non sai mai prima se eventualmente domenica potresti partire titolare oppure in panchina, insomma, sempre la domenica, almeno io sentori non ne ho avuti. Secondo te qual è stato l'ingrediente che ci ha permesso questa rimonta contro il Pisa? Cioè, non è da tutti l'impresa realizzata, soprattutto una squadra che era partita con 2 sconfitte e per la quarta e terza sconfitta arrivata in quel modo sarebbe potuta risultare una mazzata morale. Secondo te è stata una rimonta più frutto del gioco o frutto proprio di uno scatto di nervi da parte di tutto l'organico? Secondo me domenica, fino a prima dell'espulsione, avevamo fatto una gran bella partita. Poi ovvio, loro in 11, comunque il Pisa è una squadra che sicuramente ambisce ai playoff,
questo è poco ma sicuro. E da lì poi in 10 si è fatta dura, però comunque noi abbiamo tappato bene i buchi. E infatti loro hanno segnato dei minuti di recupero, noi siamo arrivati lì con coraggio, insomma determinazione, un pizzico di cuore anche, e abbiamo lottato fino alla fine e poi non abbiamo dato niente per scontato, per vinto, non ci siamo dati per vinti e abbiamo cercato insomma fino all'ultimo di strappare almeno un punto, infatti ci siamo riusciti e se potevamo anche rischiare il colpaccio alla fine. Perché c'è stata un'occasione dove potevamo fare anche il 3-2. Quella per Molina. Sì. Il risultato raccolto a Pisa vi ha portato uno scatto in più di entusiasmo dentro del gruppo? Cioè vivete adesso con più serenità i prossimi impegni che vi vedranno scendere in campo? Sicuramente è stato utile al morale, questo non lo nego, perché comunque sai, dopo due sconfitte e farne una terza sarebbe stato anche pesante e noi abbiamo cercato fino in fondo di tirare il massimo di quello che potevamo dalla partita contro il Pisa e ci siamo riusciti bene o male e arriviamo alla partita contro la Nocerina carichi e più fiduciosi dei nostri mezzi. Domenica arriva un'altra corazzata della categoria, una squadra probabilmente costruita per la Serie D, per altre categorie che però non sta alzando. Esatto, che però non sta rendendo al massimo. Arriveranno qui i vari ex Pichino, Mazzeo, De Liguori. Sarà una partita sentita e importante anche per il vostro cammino? Sicuramente la Nocerina è stata fatta una squadra per vincere. E loro hanno questo momento di difficoltà, speriamo che duri fino a domenica, anzi fino a lunedì. Penso che questo momento possa giovare a nostro favore, anche perché secondo me noi stiamo abbastanza bene. Quindi penso che faremo la nostra partita, come abbiamo fatto sempre fino adesso, e speriamo in un risultato positivo. Senti, ci puoi spiegare, se ti è possibile, come mai Barletta fuori casa vanta di essere l'attacco più prolifico del girone, mentre in casa non ancora avete giocato giusto solo una partita, però non avete segnato neanche un gol. Quindi due partite, 5 gol su 3 in trasferta, in casa ancora. Speriamo di farne qualcuno domenica, così almeno a saperlo. Però comunque, come hai detto tu stesso, abbiamo fatto ancora una partita in casa. Tra l'altro anche il Perugia ha fatto un gol, voglio dire, non è che a differenza di Catanzaro, 4 subiti. A Pisa ne abbiamo presi 2, contro il Perugia 1, quindi voglio dire, non è stata una partita dove ci sono state chissà quante clamorose occasioni da gol, ecco, per fare un risultato più rotondo. Speriamo che da domenica in poi, o meno male nelle prossime partite, potremo fare insomma qualcosa in più sotto l'aspetto realizzativo.